Ciao ragazzi, se vi dicessi che le carte da gioco sono dotate di una propria anima e che in virtù di ciò possono essere considerate delle creature viventi a tutti gli effetti con le quali interagire, voi mi credereste? Beh, sono pressoché certo che la maggior parte di voi mi risponderebbe di no, che non ci crederebbe. Eppure, quanto vi ho detto in realtà è vero, a patto che però, come nel mio caso, ci crediate fino in fondo. State a vedere. Abbiamo qui un mazzetto di carte che andiamo a mescolare così. In questo mazzo andiamo a scegliere una carta qualunque, come può essere questa. Vi mostro e lasciamo qui in bella mostra sul nostro tappetino. A questo punto andiamo a dividere il mazzo più o meno in quattro mazzetti delle stesse dimensioni, così. Giriamo ora faccia in su due di questi quattro mazzetti, cominciamo a mescolare così carte faccia in su con carte faccia in giù. Perfetto. Procediamo con mescolarne altre. Così. E finiamo con l'ultimo mazzetto. Così. Ora, come potete vedere, la situazione è di un mazzo in completo disordine e subbuglio. Ma come vi ho detto in apertura di questo video, le carte sono dotate di una capacità per cui si può interagire con esse. Ed io, prima di eseguire questo gioco, mi sono messo d'accordo affinché loro mi facessero un favore. Questo. State a vedere. Come potete vedere, tutte le carte si sono girate a faccia in giù, tranne quelle di cuori. Vedete l'asso 2, 3, 4, 5, 6, l'8, 9, 10, Jack, la donna e il re di cuori. Manca quindi il 7 di cuori, che neanche a dirlo, era proprio la carta scelta all'inizio. Bene ragazzi, prima di lasciarvi, volevo svelarvi un piccolo segreto. Eventi straordinari come può essere questo che avete appena visto, non sono altro che il frutto della profonda convinzione che una tale cosa possa accadere. In altre parole, qualunque cosa che ai vostri occhi può apparire inizialmente impossibile, irraggiungibile, straordinario, cessa di esserlo nel momento stesso in cui vi persuadete che ciò possa essere invece raggiungibile. Ricordate dunque che qualunque meta, qualunque sogno, anche il più lontano, è sempre alla vostra portata, se davvero ci credete. Questo per me è il significato di magia. Ciao!